Nel bosco Vernette viveva un folletto che si chiamava Cornetta. Aveva uno strano cappello a punta, piegato da un lato, con tanti campanellini. Aveva il naso ricciuto, le orecchie a punta e due piccole corna. «Sono sempre triste e solo, tutti scappano quando mi vedono», diceva Cornetta. «Ci sono, mi trasformerò in cane per non farmi riconoscere». Cornetta si avvicinò al lavatoio del villaggio, dove c'erano delle lavandaie. «Oh, farò delle magie con la cenere per farle ridere». Ma la rovesciò sulle lenzuola già pulite. Le lavandaie si arrabbiarono e gli gettarono dell'acqua in viso. Cornetta, arrabbiato, si recò alla stalla. «Che buon profumo! Questo latte è delizioso! La panna è molto buona!» Cornetta aveva già scolato tutto il primo secchio di latte, quando gli allevatori se ne accorsero e lo cacciarono a colpi di bastone. Sempre più dispiaciuto, pensò, proverò con i bambini che sono sempre allegri e curiosi. Così si trasformò di nuovo in folletto e si recò a scuola. Cornetta saltò sui banchi e rovesciò gli astucci. «Com'è spassoso!» disse ridendo. «Com'è divertente!» dissero i bambini. Essi così scoprirono che il folletto non era affatto cattivo. Egli voleva semplicemente farsi degli amici. Insieme decisero che Cornetta avrebbe potuto fare i suoi scherzi, ma solamente nel periodo di carnevale. Dopo quel giorno, gli abitanti del villaggio non ebbero più paura del folletto e lo invitarono alle loro feste. Spesso, per divertirsi, i bambini vanno a giocare con Cornetta nel bosco. Comenius Reggio 2011-2013, porté par la région autonome de la Vallée d'Aoste, Italie, et la mairie du Vigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme.